KGKN ora con l'ultima, diciamo, apertura, sembra, dell'azienda a una reindustrializzazione, a tre proposte diciamo, di cambiare il sito, come la prospettiva? Stanotte sono diventate quattro le manifestazioni di interesse. GKN non ha nessuna credibilità dopo quello che ha fatto, dopo come si è comportata. Ci siamo rivolti al Ministero dello Sviluppo Economico cercando una serietà di una trattativa, abbiamo chiesto un intervento dopo le ultime lettere inviate da GKN e questo intervento non sta arrivando. Nel frattempo però è arrivata una lettera stanotte di GKN che appunto manifesta la quarta manifestazione di interesse. Noi abbiamo chiesto al Ministero che queste manifestazioni di interesse vengano esplicitate, venga messo nero su bianco chi sono le aziende interessate a GKN, acquisire GKN, che ci sia appunto un tavolo di chiarezza. Questa chiarezza non sta arrivando. A questo punto ci sentiamo di dire che il Ministero è complice di GKN nel non fare chiarezza. Non sappiamo assolutamente niente, abbiamo fatto un incontro con il Ministero chiedendo che questi nominativi, che queste aziende interessate vengano rese pubbliche, e questo non sta avvenendo, quindi per noi rimane l'insussistenza di quello che dice GKN, perché GKN non è credibile dopo quello che ha fatto. Il Ministero sostanzialmente è complice di questa situazione, perché avevamo chiesto chiarezza e questa chiarezza non sta arrivando, e quindi a questo punto il governo risponde a Confindustria e il Ministero risponde a Melrose. E qual è la possibilità di reindustrializzazione del sito? No, non abbiamo nessuna possibilità. L'unica cosa chiara è che c'è un ricatto, cioè ci chiedono di firmare una cassa integrazione per cessazione d'attività, se no torneranno alla carica con i licenziamenti, e che questo ricatto viene in qualche modo impacchettato, edulcorato, con l'idea che dietro l'angolo ci sono addirittura ora quattro compratori. È il contrario. Prima ci trasmettono il piano di reindustrializzazione, ci dicono chi sono questi compratori, ci spiegano quali sono i tempi di ripartenza della fabbrica, e allora a quel punto si discute degli strumenti per arrivare a quella ripartenza. Chi è un industriale sa che questa è l'unica moda seria per far ripartire una fabbrica, il resto sono spot pubblicitari di un fondo finanziario. Allora le promesse stanno a zero. Noi abbiamo chiesto che Invitalia intervenisse. L'azienda evidentemente non vuol far intervenire Invitalia, l'azienda vuole pagare il proprio advisor, però vuole allo stesso tempo che sia il pubblico a garantirle l'ammortizzatore sociale. È un atteggiamento contraddittorio. Il governo, per quanto ci riguarda, ancora non è pervenuto, e siccome non perviene dobbiamo iniziare a pensare seriamente che sia completamente d'accordo con l'azienda e che in fondo tutta questa operazione sia anche sotto la regia del governo, altrimenti lo smentiscano direttamente loro. Sì, noi siamo sempre in assemblea permanente, come si dice, e continuiamo a presidiare, a tenere la nostra azienda come una bambina che dorme, come si dice, prendendosene cura al massimo livello, con ragazzi fantastici che fanno veramente un lavoro ottimo, proprio, cioè, veramente, cioè, dei geni, insomma, è bellissimo, insomma, vedere della gente che collabora in quel modo per tenere... E questo qualcosa che noi sentiamo nostro, cioè non è un qualcosa che appartiene a un fondo di investimento. Chi sono questa gente qui? Noi ci si è lasciato gli anni lì dentro, cioè non è che può arrivare questo qui, la gente, certi personaggi, certi speculatori che sentono improvvisamente di dire è roba loro, no, è roba nostra.